Buongiorno Ariete, buongiorno, benvenuti al canale Il Messaggio della Strega Bianca. Noi facciamo la lettura per questa settimana dal 1 al 7 aprile. Ricordatevi sempre che è una lettura collettiva, non va a risuonare a tutti, è una lettura atemporale, valida a partire dal momento che cominciate a guardare il video. Vi ricordo che sono appena rientrata in Italia. Non sono ancora installata nel mio posto perché sono ancora ospiti del mio figlio, ma comunque non possiamo lasciare di fare la nostra lettura settimanale. Adesso si riprende tutto nei tempi buoni perché fare un trasloco di paese è veramente una cosa un po' complicata. Ma andiamo a quello che interessa. Allora, andiamo a vedere cosa c'è per l'Ariete questa settimana. C'è saltata una qui e mi viene proprio a portare delle buone novelle, delle buone notizie. Guarda, non poteva essere meglio Ariete. Una carta, un palazzo di bastoni che è la vittoria più sicura. Il mondo che è esattamente un nuovo inizio. Una situazione che state lasciando indietro, una situazione non tanto positiva, che magari vi ha fatto tribolare abbastanza, vi ha messo proprio in crisi, vi ha messo in uno stato di carenza, magari per molti di voi una carenza economica, ma le cose stanno per cambiare. E il cambiamento è veramente un cambiamento molto importante. Qui ci sono nuove possibilità, qui ci sono nuovi inizi, soprattutto nel sentimentale. Molti di voi hanno passato proprio per una situazione di tristezza, di abbandono, magari qualcuno di voi aveva dei crisi anche con se stessi, dentro se stesso avevate dei conflitti che dovevate combattere per uscirne, di una volta per tutte. E questo sta proprio per succedere, perché qui noi abbiamo una carta che vi mostra potere, che vi mostra, stabilità, vi mostra, riuscita per molti di voi nel sentimentale. Guarda, questa è la carta di nuovi inizi più importante, è la prima carta, è quella, la carta del mago, è quella persona che è capace, che sa quello che vuole della vita, che non ha paura di ricominciare e ricominciare quante volte siano necessari. Qui c'è un cambiamento, soprattutto emozionale, un cambiamento emozionale che vi farà fare un grande salto di qualità per quanto riguarda la vostra spiritualità, per quanto riguarda il vostro emozionale. È il momento di riflettere sulle nuove strade che stanno si aprendo davanti a voi. Molti di voi hanno proprio la voglia di partire senza destinazione, di partire per una nuova tappa nella vostra vita, per una nuova situazione. Molti di voi vogliono proprio andare in cerca di qualcosa che qualcuno di voi non sa nemmeno di che cosa avete voglia di trovare. Qualcuno di voi semplicemente vogliono partire e trovare qualcosa che fa per voi, ma che non sapete ancora cosa. Molti di voi stanno uscendo di una situazione di instabilità emozionale, soprattutto. Stabilità emozionale, insicurezza, insicurezza emozionale, stanchezza di situazioni che non vanno avanti né tornano indietro, rimangono lì ad aspettare non so cosa, perché qui c'è proprio quella situazione di riposo, ma non un riposo voluto, un riposo forzato.
un riposo che non avete chiesto, ma arriva alla fine perché nove possibilità si stanno aprendo per voi, nove possibilità che vi porteranno serenità e soprattutto equilibrio. Guarda qua, io vedo qui anche qualcuno dal vostro passato, questo è uscito anche nei pesci. Qualcuno del vostro passato sta tornando con voglia di ricostruire una nuova vita, con voglia di riprendere la situazione, la storia da dove ha lasciato. Tocca a voi, molti di voi hanno superato magari questa tristezza, questo dolore, hanno proprio vinto, come posso dire? Questo evento, questo avvenimento, questa cosa che è successo, siete usciti interi e allora voi decidete se dare una nuova occasione. E per molti di voi può darsi che ci sia un bambino in arrivo, per altri semplicemente state iniziando una nuova strada e qualcuno di voi non è disposto a dare una nuova occasione a questa persona perché da soli avete avuto la vostra vittoria, avete avuto la vostra concretezza, le vostre realizzazioni. Molti di voi siete lasciati da soli, ma avete superato la situazione, avete messo una pietra sopra e può darsi che non avete, qualcuno di voi non avrà sicuramente voglia di ricominciare una cosa che in passato vi ha fatto soffrire. Allora fate attenzione, riflettete in quello che è meglio per voi. Non fate un passo solo per piacere agli altri. Dovete prima di tutto piacere a voi stessi. Guarda che maraviglia, la carta del deck è esattamente l'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele che viene a offrire la sua forza, il suo coraggio, la sua protezione a molti di voi che avete sofferto, che avete lasciato indietro molte ferite e anche a voi, alcuni di voi. Siete stati feriti, siete stati. Qualcuno vi ha fatto talmente del male, ha fatto tanto male che è rimasta questa ferita che per molti di voi non è ancora cicatrizzata. È il momento di reiniziare, è il momento di reinventarsi, ricrearsi, ricostruire, perché qui io vedo molta possibilità di iniziare una nuova vita. Molti di voi state uscendo di una situazione karmica, avete finito il vostro karma, avete pagato e pagato abbastanza caro, ma questo è finito. Guarda, il 20 della cascia viene proprio a farvi vedere che il vostro conto è saldato. È il momento di iniziare una nuova situazione, una nuova vita. È il momento di riprendere la vostra vita nelle vostre mani. È il momento di, per molti di voi, di dare la mano a chi ha bisogno, a chi ha bisogno di voi. Ma la vostra strada è davanti a voi, la giusta, quella importante, quella che vi porterà un nuovo cammino, una nuova vita, un nuovo inizio, perché qui tutti i mali saranno guariti.
il cuore veramente guarisce di tante ferite che è stato, che dalle quali, di persone dalle quali sono stati feriti e ci ha messo abbastanza tempo per recuperare, diciamo così, la vita di prima, la situazione di prima. Molti di voi non avete voglia di ripetere questa situazione come la prima lettura. Comunque, vedo che ancora documenti che saranno firmati, messaggi che arrivano, messaggi importanti che arrivano, che vengono proprio per chiarire la vostra situazione, la spiritualità che chiede di pulire la vostra strada. Non lasciare niente che disturba la vostra camminata, il vostro percorso. E qui proprio l'equilibrio che arriva per voi, momento di riflettere sulle situazioni e lasciare indietro ciò che non serve più a niente, ciò che non vi fa crescere, dovete eliminare della vostra vita. D'accordo? Allora, se vi è piaciuto il video, lasciate il vostro mi piace. Se, quelli che non sono iscritti, vi chiedo di iscriversi, attivare le notificazioni. A partire di questo mese ci saranno molte, molte novità, molti argomenti che entreranno, che si raggiungeranno a quello che ci sono già, che è la lettura delle carte per i segni. Allora fate attenzione, iscrivetevi, attivate le notificazioni così non perdete niente. Vi ricordo sempre per la domanda gratis, una domanda per persona e per chi non ha ancora fatto. Voglio dirvi che dovete farla per mail, nome completo, nome e cognome, data di nascita. Se la domanda riguarda un'altra persona, anche i dati di queste persone, sempre per mail, non nei commenti, d'accordo? Vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e spero di vedervi nei prossimi video. Alla prossima, ciao ciao, vi abbraccio forte.